Un buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV, di nuovo in diretta per questa puntata di Legal Corner e diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è il professor Massimo Nicolazzi, docente di Economia delle Fonti Energetiche presso l'Università di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Buongiorno, benvenuto. Ricordo appunto, oltre a essere docente all'Università di Torino, lei ha maturato un'esperienza di oltre 35 anni nel settore degli idrocarburi. E appunto, grazie per la disponibilità. L'invito è per discutere appunto della situazione geopolitica attuale, facendo però riferimento a uno dei nodi centrali di questa difficile situazione, che è quello che riguarda l'energia. Quindi si va dagli effetti del pagamento del gas in rubli, che però appunto non si è ancora ben capito, poi magari ci aggiornerà lei sulla operatività di questa tra virgolette norma imposta dal Cremlino, gli effetti di questa appunto di questa sanzione da parte della Russia ai paesi ostili. Si va anche dall'ipotesi di un nuovo pacchetto di sanzioni che potrebbe prevedere lo stop a qualsiasi forma di approvvigionamento energetico dalla Russia, ma anche qui c'è un ma, nel senso che questa possibilità ha creato comunque una spaccatura tra i paesi europei. Per cui le chiedo, professore, di aiutarci un po' a fare il punto per quanto sia possibile. La situazione chiaramente è in divenire di ora in ora, possiamo dire. Per cui le chiedo anzitutto se possiamo fare il punto sul pagamento del gas in rubli. Cosa potrebbe comportare? Stiamo vedendo che sta portando comunque anche a una frammentazione valutaria, si può dire, o monetaria nel pagamento del petrolio, che potrebbe o comunque tenderebbe a sfavorire il dollaro. Prego. Ci sono dei temi generali di mercato e di valuta relativamente ai quali la guerra ha funzionato come acceleratore, ma che non sono nati con la guerra. Se parliamo di valute, lei sa benissimo che la Cina ha cercato di lanciare, anzi ha lanciato anche con un qualche successo, un mercato dei futures in yuan. La Russia ha cominciato a fare contratti in euro e non più in dollari. C'è una spinta di vari paesi e vari soggetti a cercare di far sì che si indebolisca la funzione del dollaro come valuta universale. Poi c'è la guerra in Ucraina e c'è il tema del pagamento in rubli, sulle cui articolazioni non mi soffermo perché non sono sicuro di averle capite, nel senso che ci sono un paio di interrogativi ancora da sciogliere su come funziona, di cui quello più rilevante è se vi sia implicito per l'operatore che acquista un rischio di cambio oppure no. Ma al di là del gas, il pagamento dei rubli, il pagamento in rubli cosa significa? Ammettiamo per un attimo che per l'operatore sia neutro, cioè che Gazprom continui a fatturare in euro e in dollari, il nostro operatore mette il corrispettivo su un proprio conto corrente presso una banca, che nel caso sarebbe Gazprom Bank, la banca ha istruzione irrevocabile di cambiare quel corrispettivo in rubli e appostarlo su un secondo fondo, su un secondo conto di un nostro operatore, ammettiamo che sia l'ENI in entrambi i casi. Una volta che i rubli sono affluiti sul conto di ENI, vengono pagati a Gazprom. Facciamo finta che dal punto di vista di ENI, questo è il dettaglio che ancora ci manca, la procedura sia neutra, cioè che commercialmente e valutariamente per ENI sia come prima. Che senso avrebbe in questo contesto questa operazione? Questa è un'operazione essenzialmente di contrasto, o se volete, di elusione parziale, di tentata elusione parziale di alcune sanzioni già comminate alla Russia, tra le quali, come lei ricorderà, il blocco delle riserve della Banca Centrale. Sì.
Il meccanismo che si mette in pista fa sì che la valuta affluisca a Gazprom Bank, che di fatto funziona come proxy della banca centrale e che è una banca, è un'istituzione russa non sanzionata, perché è stata lasciata lì per consentire la fatturazione delle esportazioni in valuta. Per cui c'è una banca in Russia che ricomincia ad accumulare riserve non sanzionate e non vincolate, e al contempo c'è una banca che alimenta il cambio del rublo in qualche modo sostenendo la moneta. Quello che succede quindi è che c'è un surrogato della banca centrale che viene messo in pista e c'è un'operazione di sostegno alla valuta rublo, cosa che devo dire ha già avuto successo a livello di annuncio, posto che il cambio del rublo è praticamente ritornato ai livelli pre-invasione. Esattamente, quindi diciamo che al momento questo, seguendo la sua analisi, per gli operatori appunto italiani o comunque europei non cambierebbe sostanzialmente nulla. Le ho detto, non è chiarissimo se non cambia nulla. Quello che può cambiare è l'introduzione di un elemento di rischio di cambio a carico dell'operatore occidentale, ma sia la lettera del decreto, sia quelli che sembrano essere i suoi successivi provvedimenti attuativi, al momento non risolvono il problema e non danno una risposta. Però nella catena la vera variabile è quella. C'è un rischio di cambio per l'operatore oppure no? Se non c'è, di fatto non cambia nulla. E quindi arriviamo adesso al secondo punto, cioè alle nuove sanzioni che possono essere, che sono state ipotizzate, quindi a una totale disconnessione da qualsiasi approvvigionamento energetico da parte della Russia. E le chiedo in questo senso quali potrebbero essere gli effetti sull'Italia. Prima si tratta di capire qual è la sanzione, nel senso che mentre parliamo il percorso europeo sembra essere: stacco il carbone, poi studio come staccare il petrolio e pudicamente per un po' non parlo di gas. Non so se corrisponda anche alla sua ricostruzione, sì, ma nel momento in cui parliamo mi sembra questa la sequenza, no? Sì. Allora, per capire la sequenza forse è il caso di dare qualche numero. L'anno scorso la Russia ha incassato da esportazione di petrolio greggio più di 110 miliardi, da esportazione di prodotti petroliferi quasi 70 miliardi, da esportazione di gas naturale 57 miliardi e mezzo grosso modo, da esportazione di carbone 17 miliardi e mezzo. Quindi il carbone è in qualche modo la parte anche più facile da sostituire, lo prendi australiano se non lo prendi russo, ed è anche quello che impatta meno sul fatturato russo globale da esportazione di fossili, se non ci sono controreazioni, anche in relazione al fatto che in Italia le centrali a carbone sono in chiusura e anche se fossero riattivate provvisoriamente non parleremmo di volumi di carbone particolarmente rilevanti. La sanzione carbone dovrebbe essere effetto zero per noi. La sanzione petrolio c'è da vedere se e come e quando sarà presa. Allora, è vero che l'Europa è il primo importatore di petrolio russo. Il secondo, che prende poco più della metà dell'Europa, è peraltro la Cina. Quindi è vero che questa potrebbe essere una sanzione molto pesante per la Russia e creare un buco di approvvigionamento difficile da colmare per noi. Però attenzione,
A differenza del gas, che in forma gassosa può muoversi solo via tubo, il petrolio si muove via nave. Sì. È mobile e può cambiare mercato e destinazione. Un grande economista americano del petrolio, forse il più grande dell'altro secolo, diceva che il mercato del petrolio è come l'oceano, un grande pool. Quindi uno può pensare a movimenti su nave di petrolio russo verso l'Asia, petrolio che prima veniva in Europa, e a movimento a somma zero di altri greggi verso l'Europa. Non sarà immediatamente così e ci sarà tensione sui prezzi, però penso che su questo il mercato poi si ridistribuisca. Dove noi possiamo avere un problema vero invece è più sui prodotti petroliferi che sul petrolio. Sì. Ed è più sui prodotti petroliferi che sul petrolio perché, come lei sa, ogni petrolio è bello a raffineria sua, non ha molto senso parlare di greggi, di greggio, dovremmo parlare di qualità del greggio e di quanto siano adatte alle raffinerie, quali siano le raffinerie che li possono lavorare al meglio, no? Perché le raffinerie sono tarate su tipologie di greggio abbastanza diverse. Sì. Ora, noi nel nostro sistema abbiamo molto delegato alle raffinerie russe produzione e approvvigionamento di diesel. Difatti già nota qualche difficoltà e titubanza del mercato oggi col diesel che costa più della benzina. Esatto. Ecco, lì c'è un pezzo di problema, forse non immediatamente solubile. Il tema grosso sarebbe col gas, ma di quello se ne riparla dopo domani. Benissimo, direi assolutamente chiaro. Tra l'altro, appunto, parlando poi di lungo periodo, lei giustamente non ha citato le fonti rinnovabili. Leggevo appunto giusto poco fa che i progetti bloccati in Italia sarebbero pari a 4 volte i consumi. Per cui questa potrebbe essere una strada, ma credo nel lungo periodo e che ci siano diversi nodi da sciogliere, no? Allora, se domani mattina chiudiamo il gas, non c'è un piano B, nel senso che almeno per il prossimo inverno dobbiamo ridurre i consumi. Poi ci sono due processi che dovrebbero viaggiare in parallelo. Una è la necessità della decarbonizzazione che preesisteva alla guerra, ma che ha nel bene o nel male i suoi tempi. Gli scenari più spinti vedono ancora una forte e necessaria presenza di consumi di gas naturale alla metà del prossimo decennio, e le sto parlando di scenari net zero. Quindi la sostituzione da decarbonizzazione è progressiva, non può essere solo da rinnovabili, perché i rinnovabili servono a fare elettrico e abbiamo una serie di settori produttivi, i cosiddetti hard to abate, che hanno bisogno d'altro, di aspettare Godot idrogeno o comunque di andare ad altre fonti, ad altri convertitori. Quello che è cambiato con la guerra è che l'invasione ha fatto nascere in noi desideri e tendenza, in qualche modo, di derussificare i nostri fossili, oltre che di decarbonizzare il nostro ciclo produttivo. Si mescolano in qualche modo una riscoperta necessità di sicurezza energetica che credevamo sepolta dopo la fine della crisi del 73 e la necessità del riscaldamento globale. Detta così sembra rosea, ci vogliono tantissimi investimenti per mettere in moto il processo, c'è un problema di costo del processo e di sua ripartizione. C'è il fatto che questo è un processo che il mercato da solo non va neanche a cominciare ad affrontare e che ha bisogno di un fortissimo sostegno pubblico,
donde appunto il tema di ripartizione sociale dei costi. Bene, professore, il nostro tempo si è esaurito, la ringrazio molto soprattutto per la chiarezza in questo diciamo, garbuglio in continuo divenire. Per cui insomma, poi ci riaggiorneremo magari o tra una settimana o tra più tempo e i discorsi potrebbero essere completamente diversi. Comunque intanto grazie. Sì? Torno a ringraziarla e sarò felice di un follow up quando lo ritenete opportuno. Benissimo, di nuovo grazie e grazie anche ai nostri telespettatori per essere restati con noi. E per cui state con noi di nuovo per la prosecuzione dei programmi di Le Fonti TV.